Eccoci, stiamo andando ad un matrimonio. Guardate quanto è bella Valentina. Anche tu sei bella, ti ho fatto Ecco, vi ho bella. fatto guardare, mi ha fatto questa acconciatura, questo giro. Ecco, mi sono vestita così, però diciamo che non mi sento proprio a mio agio perché sono vestita sempre, diciamo, semplicemente. Quindi oggi mi sento un po'. Invece guardate Valentina nel suo splendore, che bella. Lei si è fatta i capelli da sola, anche Sì. perché io non so che avrei fatto. E Bellissima. vi terremo aggiornati. Ciao! Ciao! Ed eccoci arrivati alla chiesa di Cerveteri, una chiesa veramente molto molto bella. E io ero veramente contentissima perché sono anni che non vedo un matrimonio. E, a dire il vero, sono 26 anni che non ne vedo uno e quindi per me era una grande gioia. Sembravo i bambini quando vengono portati al parco giochi. Siamo al matrimonio, sono arrivati ora al ristorante e ora vedrete la bellezza di questo posto. Dove ci sono i tavoli? Ecco i tavoli. E noi siamo il tavolo sale. Questo è caffè, poi c'è cannella, zucchero. Noi siamo il tavolo sale. Questo che è? Ah, zucchero. Carino, questo è il tavolo zucchero. Quindi tutte le persone che appartengono a questo tavolo vengono qui. Guardate che bella questa carrozza. Ed eccoci arrivati al ristorante, erano circa le 17:30, un posto veramente incantevole, da sogno proprio, veramente. Eccoci, sono a bordo piscina con questo bel aperitivo. Alla salute! E mentre io stavo a bordo piscina a gustarmi il mio aperitivo, Valentina, gli sposi e gli invitati stavano ballando, cantando e quindi festeggiando. E sono stata proprio contenta di vedere questi due ragazzi che si sono sposati, perché veramente, almeno per me, è raro vedere qualcuno che si sposa oggi come oggi. Invece veramente il sacramento in chiesa, la promessa che si fa davanti all'altare, di amarsi per tutta la vita, mi ha molto emozionato, ecco. E quindi sono stata contentissima per questi due ragazzi che sono anche giovani ed è stato bellissimo. E auguro loro appunto una bellissima vita. E niente, qui come vedete c'erano delle palline di vetro con una rosa dentro e appunto erano scritti i nomi del tavolo in cui ogni invitato, diciamo, sarebbe dovuto andare. E nel frattempo io vi faccio vedere questo posto così incantevole, mi sono messa un po' a girare, c'erano tutte queste rose bellissime, tutto ben curato, veramente un giardino enorme, splendido, bellissimo. C'era anche una fattoria, e va bene, io non sono andata un po' dappertutto perché non è che mi sono messa a girare molto, però veramente tutti questi salici piangenti. Veramente, veramente un posto da sogno. Io ecco, ho passato un pomeriggio e una serata proprio diversa, diversa dal solito.
e mi ha fatto bene anche vedere altre persone, stare in compagnia, chiacchierare, ecco, sono stata proprio veramente, veramente bene e anche Valentina si è divertita molto, quindi auguri agli sposi. E niente, volevo condividere tutto ciò con voi. Volevo farvi vedere qualcosa in più, ma purtroppo tante riprese non le ho potute fare, giustamente. E qui invece vi faccio vedere una carrellata di quello che c'era, tra antipasti, era tutto a buffet. E io pensavo che questa era la cena, invece no, perché poi la cena c'è stata dopo. Questo era soltanto l'antipasto. Perché già l'aperitivo non vi dico quello che c'era, e anche l'antipasto, come potete vedere, c'era di tutto e di più, ma poi presentati in un modo, io avevo paura anche a prendere qualcosa da mangiare, perché erano talmente belli vederli, tutto così ben disposto, tutto così curato, tutto presentato in un modo veramente eccezionale, ecco, eccezionale, e proprio delle sculture, e quindi veramente sono rimasta contentissima. Infatti, ecco, qui vedete tutto questo formaggio, questo parmigiano reggiano, io quando ho visto questo ho detto santo cielo, ma veramente sono stata benissimo, ho passato una serata diversa, e appunto perché io ero andata a accompagnare Valentina, cioè era una sua amica che si sposava, e quindi ha detto se vuoi porta anche tua mamma, e io sono andata. Ecco, guardate che bel cuore. Che bello, illuminato, bellissimo. Tutto illuminato. Bello. E noi stavamo là, a quel tavolo. La piscina illuminata. Mamma mia, che bello effetto la piscina illuminata, vero? E questo è per i bambini, per colorare. Chiudiamolo, vediamolo più. Bellissimo. Ed eccoci arrivati alla fine del video. Io vi lascio qualche foto che abbiamo fatto e appunto volevo condividere con voi questo bel pomeriggio, questa bella serata che abbiamo trascorso in questo luogo incantevole. E per me è stata una grande gioia vedere appunto il matrimonio. Mi ha emozionato tanto. E quindi niente, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio come sempre e vi auguro di trascorrere una buona domenica. Ciao a tutti!